Ciao a tutti ragazzi, Giuseppe per il Bar del Calcio, partiamo con la nostra intro. Adesso ci siamo spostati a Totowa, o Totowa come la chiamano molti. Volevo far vedere il prezzo della benzina, 2,79 è quella regolare, ma questo va diviso per 4 quasi, perché la benzina qui è a gallone, non è a litro, pertanto se volessimo dividere, sono 3,75 litri in gallone, se volessimo dividere per 4 abbiamo 2,80, praticamente 82-83 centesimi al litro, ecco, questo per farvi capire, tasse incluse, quello 2,79 cash e 2,87 con la carta di credito, che la commissione la paghi tu direttamente alla pompa. Ok, questa è la rubrica che è accaduto in Serie A per la nona giornata. E questa città, Totowa, è stata per molti decenni riserva indiana. Infatti c'era un museo proprio là dietro, giustamente Trump l'ha fatto chiudere perché lui è americano e allora il museo si deve chiudere. Il padre è stato un immigrato, lui è nato qui, però gli indiani non sono immigrati, immigrato è lui. Ok, come vi dicevo l'altra volta, vedete quei cartelli, quella è la campagna elettorale, vedete, si mettono i cartelli così, con i nomi, Trump 2024. A proposito, ieri Trump ha fatto raduno al Madison Square Garden, volevo fare il video ma non me l'hanno concesso, c'erano tra fuori e dentro più di 60.000 persone, non lo so, vabbè. Allora, cominciamo. Udinese-Cagliari, la solita vittoria casalinga dell'Udinese, anche se è stata una partita abbastanza combattuta. Gol del solito Luca, teniamo d'occhio questo Luca ragazzi, perché è forte. Torino-Como 1-0, non capisco come abbia fatto il Torino a vincere questa partita, o come abbia fatto a perdere il Como questa partita. Speriamo che la cabala non cambia e magari si rifanno con noi. Napoli-Lecce solo 1-0, visto che la Fiorentina aveva passeggiato a Lecce, però il Napoli come al solito non ne stecca una, 9 partite ne ha vinte 7, insomma. Bologna-Milan dico solo posticipato, se no parlo 37 ore della solita vergogna italiana, anche se il maltempo è stato duro e ovviamente hanno la precedenza chi perde tutto da queste situazioni e da queste calamità naturali. Che lasciamo stava, Atalanta-Verona, altro allenamento per l'Atalanta che insomma dopo mezz'ora mi sembra già stava 4-0, una cosa del genere. Parma-Empoli, ripeto, il solito pareggio volemese bene, poi una salvezza tranquilla e infatti finirà così. Comunque qui sto a 5 minuti da casa mia, la bellezza del New Jersey, che è quasi unicità in Stati Uniti, che ogni cittadina è attaccata all'altra, perché poi più ti avvicini a New York e più è questo, cioè tu cambi città magari da un semaforo all'altro, neanche te ne accorgi, e non è come i grandi stati tipo Florida, Texas, Arizona, California, dove tu cambi città di una mezz'ora poi vai all'altra città. Torniamo al campionato, Lazio-Genoa 3-0, abbiamo già detto tutto sul video dedicato alla partita, partita entusiasmante, partita bella. La Lazio si diverte e ci fa divertire, speriamo che il giocattolo duri più a lungo possibile. Monza-Venezia 2-2, caro Nesta, se non vinci manco queste partite, allora era come dicevo io, o ti tengono sulla panchina per andare in Serie B e poi vendere il tutto, oppure c'è per andare in Serie B e vivacchiare, oppure adesso stanno decidendo di vendere e allora è inutile cambiare allenatore. Inter-Juve, parliamo sempre dei classici degli altri campionati, vedi Madrid e Barcellona e così via. Finalmente anche il nostro campionato ha prodotto un classico degno di nota, un bellissimo 4 pari, nulla da dire, e ce ne fossero, anche se vedo la difesa dell'Inter in difficoltà, sono molto più permeabili rispetto allo stesso scorso campionato, al campionato prima, e d'altronde quando i giocatori cominciano a una certa età e manca la lucidità
quello che io insistevo a dire la scorsa estate per la scarsa tecnica dei tifosi della Lazio. Quando non c'è lucidità fisica e mentale, non ti esprimi, ecco. Per l'Inter è una questione di età, per la Lazio è una questione di inizio ritiro. E poi c'è Fiorentina-Roma. Fiorentina, insomma, ne avesse fatti altri 3-4 sopra, non avrebbe cambiato nulla. La Roma è veramente... I Flintstones, io li chiamo così, hanno fatto veramente un capolavoro al contrario. Avevano mandato via Mourinho, che comunque nel suo squallore tecnico e tattico perlomeno nei finali deve faceva giocare, e un anno pure vinta, e hanno preso De Rossi come figlio al prodigo e poi si sono rimangiati la parola e sono andati a prendere un allenatore che non ha né capo né coda, oltre che una persona di una maleducazione quasi sconfinata. Ecco, loro adesso io spero che appunto lo tengano più lungo possibile da laziale, perché questo è il trend, non è che cambia. Possono casualmente vincere un'altra partita come hanno fatto col Venezia, partita di una vergogna assoluta la vittoria, ma non vanno più di questo, insomma, ecco. Una giornata che nonostante una partita in meno non sono stati segnati 34 gol, evidentemente tutta sta mediocrità di cui si parla io non la vedo, però voi la vedete. Andiamo avanti per una classifica che da questa settimana mettiamo anche la classifica che dà il Napoli a 22 punti, giusto, con 7 vittorie su 9 partite. L'Inter 18, un po' rallentato, ma sta sempre lì, anche se Napoli ha già creato un mini solco, perché 4 punti sono tanti in 9 partite, sono tipo 15-20 punti a fine campionato se mantiene questo trend dei numeri. Segue la Juve al terzo posto a 17, e poi c'è quella Fiorentina a 16, ragazzi, che a me non mi va nessuno giù, scusatemi, ma io non sono anti niente e anti nessuno, però vedere la Fiorentina al pari della Lazio con i punti, ma sopra per differenza reti dopo che gli hanno dato quel rigore contro di noi, ragazzi, lì mi sento proprio male. Comunque Fiorentina davanti al Lazio e Udinese a 16. L'Udinese è destinata molto presto a lasciare questa posizione, anche se fa delle vittorie a casa alla sua classifica, però poi ci sono pure le trasferte e non penso che altre 2-3 giornate poi l'Udinese lascerà questo gruppo. Milan ferma a 14 perché non ha giocato. Il Torino neanche loro lo sanno, a 14 punti, perché il Torino svolge delle partite di uno squallore, galleggiano da anni, noi ce la prendiamo con lo dito, ma io mi medesimo nei tifosi del Torino, che oltretutto hanno dei dirimpettai, che hanno vinto una quarantina di scudetti, hanno vinto a metà, diciamo, senza VAR, diciamo così, va? E le altre hanno vinto coppe, coppette e così via, e loro non solo non vincono niente, ma ecco, gli tocca avere questo Cairo che li sta affossando, va bene così. L'Empoli, come ho detto, a metà classifica, come avevo già detto, piano piano gli equilibri si stanno formando. La Roma a 10 punti, insomma, più vicina alla zona salvezza che alla zona UEFA. Il Bologna una partita in meno, ma comunque a 9 punti, così come il Cagliari. Monza e Parma 8, Parma vivacchia, il Monza soffre, o perlomeno il Monza che conoscevamo, poi chissà. E Genoa 6 già in Serie B, come fosse finita oggi, e Venezia e Lecce entrambi a 5, altresì in Serie B se fosse finita oggi. Il Lecce, evidentemente, come avevo già detto all'inizio, non si sta rendendo conto che ha preso sotto gamba la situazione, e se non si sbrigano a tornare alla loro cruda realtà, secondo me Serie B ce vanno davvero, e io gli toglierei Baschirotto, perché è una mia fissazione, è il marcatore d'area di rigore che ci serve, nonostante c'è Gigò, c'è Gila, c'è Patrick, però un Baschirotto non farebbe male. Comunque, ok ragazzi, questa era la disamina della nona giornata. Adesso già ripetizioni, ci saranno altre 2 partite nel giro di 4 giorni, tra domani, mercoledì, giovedì e poi domenica ancora. Speriamo che la Lazio vinca tutte e due e speriamo che il campionato continui a essere bello come lo è stato fino adesso. Ok ragazzi, questo era Giuseppe, mi raccomando, iscrivetevi, donazioni, dai che siamo a 11.000 meno 20 persone, su donazioni per lo studio, like e condivisioni.
avanti Lazio, e grazie a tutti. Giuseppe da Totowa, New Jersey, United States. Ciao e grazie e avanti Lazio.